Si gira in Calabria, quindi io sono calabrese ed ero contento di fare una cosa con un po' di dialetto, insomma, a casa, diciamo. E quindi niente, è stato un regalo bellissimo perché io mi sono affezionato molto a regista e anche ai produttori e a tutti gli attori qui presenti, o Per quasi ultimi, tutti. diciamo, per ultimi, sì, per ultimi. Ovvio, sempre, prima regista, produttori e poi tutto il resto. Io quando sono stato chiamato ero terrorizzato perché questo era il mio primo film, il primo film che ho fatto e sono stato lanciato in questa gabbia di gente che invece lo faceva da anni, da molto più tempo di me e devo dire che mi sono trovato benissimo, è venuto tutto naturale, sono stati tutti veramente dolci, carini a cogliermi in questo mondo che per me era la gabbia dei matti, perché questo è il cinema. Ricordo che al provino, al secondo provino, Luca mi disse: ma hai particolari impegni? Questa è stata, cioè, mi devo sposare, però. Nulla di serio, insomma, possiamo rimandare. Infatti, poi ho rimandato, per altre ragioni, però. Sì, esatto. Quindi la cosa bella è che abbiamo girato la scena del non matrimonio, vuol dire perché l'avete visto, e il giorno in cui mi sarei dovuto sposare. E comunque mi sono fatto un matrimonio. Secondo me ogni progetto porta a un'evoluzione, soprattutto se si riesce a scegliere di interpretare personaggi molto diversi gli uni dagli altri. Quindi ogni volta magari c'è un progresso, un dettaglio in più, una ricerca soprattutto totalmente diversa di emozioni anche diverse, di obiettivi diversi per il proprio personaggio. Quindi sai, come nella vita magari si cambia in 2 anni, non sono 2 anni, non sono 2 anni e mezzo, sono 2 anni, confermato. Quasi meno, un po' meno di 2 anni. Esagerazzo, ho voluto Sembrano quattro. Come secondo me umanamente ci evolviamo, anche lo studio, i progetti ci fanno cambiare magari come attori. Quindi vedremo cosa succede tra un po'. Per quanto riguarda il mio personaggio, invece, secondo me la storia di Michele è molto diversa. Perché Michela non appartiene alla loro famiglia, Michela ci entra a far parte di questa famiglia, peraltro rinunciando in un certo senso alla sua, a quelle scelte che la sua famiglia avevano fatto per lei, a tutte quelle aspettative che secondo me noi in questa età, ma anche da più giovani, ci sentiamo sempre sulle spalle, questa continua pressione di dover performare. Ecco, e Michela sceglie il totale opposto. E si ritrova invece con Mauro che deve performare. Quindi Michela sceglie di fare la guida nel verde, nella natura, con magari delle altre possibilità che avrebbe potuto avere, ma lei sceglie di essere fedele a se stessa e scegliere la semplicità. Quindi in realtà per me il lavoro che almeno penso di aver fatto, poi me lo confermerete, poi Luca, dimmi, vabbè, insomma, vabbè, era piuttosto quello di capire quanto Michela avesse la necessità di liberarsi, perché un po' questo film, secondo me, in maniera molto leggera, racconta proprio una liberazione di ogni personaggio. Quanto quindi Michela avesse bisogno di liberarsi e quanto il rapporto con la sua famiglia potesse incidere su di lei a livello emotivo. Allora sì, anch'io con un provino, non conoscevo Luca. La storia mi è piaciuta tantissimo da subito perché c'era questa componente dell'andare via di casa e andare a Milano che appartiene anche a me. Io sono andata via di casa per andare a Roma, poi sono andata via da Roma e sono andata a Milano, quindi questa cosa la sentivo molto, ma al di là di quello era subito chiaro, questa storia di famiglia molto forte con questa anche storia d'amore che poi riesce in un certo modo a riallacciare i rapporti della famiglia, perché alla fine di quello si parla di amore su più piani. E quindi niente, sì, anche per me è stato un regalo stupendo. Sono state settimane caldissime, caldissime, ma Quanto sei magnato, abbiamo certo. mangiato tantissimo, abbiamo Immagino. riso, Immagino. abbiamo passato tanto tempo insieme, perché ovviamente quando si è in trasferta poi passi molto più tempo insieme rispetto a set in cui insomma vivi lì vicino. Perciò sì, si sono creati dei bei rapporti, sono molto contenta. Il film è bello e questo non è mai scontato, perciò finalmente esce.
sin dall'inizio l'abbiamo considerato un vero coprotagonista della storia, perché una storia che appunto viveva di contrasti, di scelte, e il contrasto fra da dove veniva Denise, Sofia, a Milano, che è una città dove abito anche io, e questo ritornare in una dimensione completamente diversa, umana, così potente, era parte fondamentale della storia. Abbiamo voluto, fra l'altro, averla coprotagonista proprio anche, diciamo, a livello ottico, cioè usare delle lenti anamorfiche apposta per avere sempre questa grande presenza del paese, della natura, della forza della Calabria. E poi abbiamo voluto raccontare una Calabria che stavo scoprendo anch'io con i miei occhi, devo dire, che è diversissima da come è rappresentata spesso nel cinema, perché spesso è scenario di storie di malavita, di storie di violenza, e invece c'è tutta una Calabria che credo anche rispetto delle nuove generazioni che sta cambiando in maniera molto veloce e molto positiva, ed è entrata nel film malgrado la nostra volontà, non so come dire, cioè era proprio una cosa che uno potrebbe pensare che abbiamo fatto una pattinatura della Calabria, ma non è assolutamente così, e loro che hanno vissuto con noi questa esperienza lo sanno, insomma. E quindi quello è assolutamente, hai azzeccato che è un coprotagonista della storia, proprio per la forza che riesce a dare quel territorio ai rapporti umani. Ha colpito di più, a parte il non matrimonio, è quasi un'utopia, cioè che sia la comunità a salvarci e non l'individualismo. Quindi questa idea di Sofia di vendere l'azienda, no, a ogni singolo cittadino che voglia partecipare, è una cosa che mi piace molto, perché anche quella è una cosa molto che può essere molto contemporanea come idea, ed è un po' quello che forse ci potrebbe salvare tutti come specie. Cioè renderci conto che dobbiamo fare le cose insieme, che dobbiamo essere comunità, un po' come le formiche, appunto, che fanno le cose tutte insieme, l'individuo un po' messo da parte, un po' più la comunità che sposta il mondo. Quindi quello sul finale sicuramente è la cosa che mi ha colpito di più, e poi sposati, non sposati, l'importante è amarsi. Invece spesso magari si fanno delle cose appunto perché siamo in quest'onda di meccanismi sociali, ci facciamo trasportare e arriviamo all'altare infelici, e invece così è bellissimo, arrivano all'altare felici, no, con questo sorriso, questa dichiarazione di Greta e di Cristiano, però amandosi, quindi non necessariamente lo diciamo, ma non necessariamente dobbiamo mettere un sigillo. Il personaggio è un personaggio che, come dicevo prima, mi è subito piaciuto proprio perché è una donna libera dagli schemi già lei, e quindi ed è una zia che in qualche modo forse molti di noi abbiamo conosciuto. C'è un personaggio che in famiglia c'è sempre, che può essere la nonna, la zia, l'amica della mamma. È più facile che sia una donna così, no? Che un uomo, può capitare anche un uomo, però una donna che se ne frega del giudizio, che va dritta seguendo i suoi desideri, che non è necessariamente una cosa di edonismo, ma è proprio una libertà. Fermo, aspetta un attimo, non chiudere. Se sei qui ti piace di sicuro il cinema e quindi abbiamo qualcosa in comune, punto primo. Poi non lo vedi dove siamo, quale altro canale ti fa direttamente dei video dalla sala cinematografica? Solo per questo meritiamo la tua attenzione. Esatto, poi film, serie TV, contenuti dai festival mondiali, in trasferte, interviste, una marea di contenuti vari. Semplicissimo, se vuoi cliccare l'iconcina qui sotto con il nome del canale, ti fai un giro e ti iscrivi, così attivi la campanella, perché ogni volta che pubblichiamo un nuovo contenuto vieni subito avvisato, quindi esatto. Semplicissimo. Esatto, però adesso andiamo che il film inizia, e sappiamo, al cinema non si parla. Alla prossima. Alla prossima.